È difficile parlarvi di iPhone proprio oggi, dopo la presentazione di ieri e i mille articoli che avrete letto, ma io voglio farlo in modo alternativo, voglio cercare, tra virgolette, di emozionarvi. E allora ritorniamo a quel lontano 2007 in cui Steve Jobs lanciò l'iPhone Edge, un iPhone destinato a cambiare il concetto di telefono, che fino ad allora serviva appunto solo per chiamare, mentre invece oggi in un solo dispositivo possiamo fare tantissime cose, per cui prima erano necessari più devices. Possiamo stampare, messaggiare, stare in contatto con persone dall'altra parte del mondo e leggere notizie in tempo reale e tantissime altre cose. Bene, questo iPhone X è proiettato nel futuro come lo era quell'iPhone di 10 anni fa, del lontano 2007, perché questo iPhone X sta proprio per iPhone 10 e va letto in questo modo. 10 sono anche gli anni che l'Apple ha compiuto proprio quest'anno, nel 2017, e proprio come in quel lontano 2007 oggi è stato fatto un passo in avanti per i telefoni, per gli smartphone. Perché questo iPhone X è veramente proiettato nel futuro. Un display bellissimo, uno smartphone bellissimo esteticamente, il display migliore di sempre, il più grande di sempre anche, 5,8 pollici, perfetto nel palmo della mano e splendido per gli occhi, molto stretto, si impugna benissimo e una risoluzione assurda. Stanno utilizzando una tecnologia assurda, la risoluzione più alta di sempre, veramente uno schermo bellissimo, per la prima volta OLED non IPS, con un contrasto veramente ottimo e luminosità altissima. Possiamo vederlo benissimo sotto la luce del sole, sicuramente. Già gli iPhone precedenti si vedevano molto bene, figuriamoci. Poi, soprattutto il Face ID, che in diretta durante la presentazione ha sbagliato il riconoscimento, alcuni dicono che non è vero. Comunque il Face ID, che dovrebbe garantire una sicurezza e una reattività superiore a quella che era del Touch ID precedente di Apple, che sfruttava appunto l'impronta digitale. E durante la presentazione è stato detto che Steve Jobs, secondo gli addetti al lavoro di Apple di oggi, sarebbe fiero di questa presentazione. E anch'io non ho dubbi a riguardo, ma tornando allo smartphone possiamo vedere che sullo schermo e sul lato posteriore è stato montato il vetro che, dice Apple, è il più resistente mai visto su uno smartphone. Il profilo è in acciaio inossidabile, acciaio inox, e lo smartphone è resistente all'acqua e alla polvere, soprattutto supporta la ricarica wireless. Introduzione molto importante per l'iPhone, già presente da Android, su Android da un po' di tempo. Schermo a risoluzione altissima, come potete vedere ora, 2436x1125 pixel, 458 ppi, densità di pixel, ovvero ppi, più alta di sempre di un iPhone, e soprattutto uno schermo con una risoluzione altissima, che era presente solo su MacBook e su iPad, una risoluzione del genere così alta. Il massimo sull'iPhone era quello sulla la versione Plus, 1920x1080, tecnologia OLED, come avevo detto in precedenza, ma soprattutto gesture, introduzione di molte gesture presente nel panorama Android ormai da tantissimi anni, introdotto soprattutto dai colossi cinesi come Meizu, che sono poco conosciuti nel mercato europeo. Gestures molto semplici per fronteggiare la mancanza del tasto home ormai iconico di Apple. Non c'è più un tasto quindi fisico da premere, ma basta sfiorare lo schermo da qualsiasi app. Ovviamente anche il Touch ID è molto più importante in questo caso, visto l'assenza di un tasto fisico, ed è stato implementato ancora meglio, quindi veramente è un portento di tecnologia. Un'altra cosa che abbiamo lasciato sul display è l'HDR, e more than you know, è anche il prezzo. Si parte da 1200 euro.